Noi faremo, non ci facciamo mancare niente, quindi faremo le riunioni con tutte le associazioni che continuiamo a farle, voglio dire, ecco, questa è la sede opportuna. Ieri ne abbiamo fatta una su alcuni temi specifici, per esempio dell'agricoltura. Le continueremo a fare, soprattutto farò strada, come faccio da ormai da anni, i mercati, però poi è chiaro che farò le riunioni con i sindaci, con le amministrazioni, però questo mi sembra un metodo molto, molto innovativo, ecco, bisogna anche innovare, no? A me piace ricordare che nel 2000, la mia prima campagna elettorale, ho innovato con i point per la strada, non esisteva mai uno. No, tutti avevano gli uffici al secondo, al terzo piano, non è che non ce l'avevi, ma erano tutti uffici da burocrati di politica. Io ho inventato i point per la strada, quindi ho inventato i banchetti, ho iniziato in sede locale i banchetti, quindi queste sono cose che avevamo fatto nel 2000. Poi è chiaro che ci sono venuti un po' tutti dietro, però come è giusto che sia, poi le novità verranno avanti, però mi piace su questo avere una priorità. Tu puoi collegarti o www.biasotti.tv e automaticamente tu su Biasotti TV poi c'hai Mugugno TV e quindi clicchi, oppure vai su Mugugno TV e c'hai la possibilità di cliccare su Biasotti TV. È interattivo, i due canali sono interattivi, però uno diverso dall'altro. Dal mio sito, andiamo sul mio sito, ecco, sul mio sito se tu schiacci Biasotti poi c'hai diverse possibilità, ma Biasotti TV. Poi tu vuoi sentire cosa ho fatto, con chi ho parlato al mercato di Terralba? Ho il Biasotti Poi, ho l'inaugurazione del Point, ci sono una serie di... e poi scendi giù. Vuoi la storia? Vuoi sapere? E ci sono i video, solo in TV, questo è solo... è un po' come un sito, però TV. Sì, 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 l'abbiamo già fatti. Vai su Mugugno TV, prendi questa qua a San Fru... prendi la prima, attese sanità. Voce. Delle mezze giornate per fare una visita. Vai a prenotare, te li danno fra mesi. È tutto da... lo so. Farmo salvavita, la regione non me lo dà. Fanno bere il cortisone, così tutti sanno che cosa è il cortisone. Un tipo di cortisone, però me lo dà. Ecco, questi sono, ne abbiamo già, quanti ne abbiamo già in rete, scusa, quanti ne abbiamo già di Mugugni o 200, di 200 sono già visibili da domani e poi chiaramente inizia, questi restano e poi verranno superati, adesso noi manderemo in giro le TV, oppure ognuno poi si potrà collegare, cioè noi pensiamo che questo avrà un grande successo mediatico, perché poi la gente gli piace parlare, gli piace anche vedersi, perché poi potranno anche verificare cosa dicono, no? Poi ci saranno anche le offese, ci sarà di tutto, però un politico deve affrontare a chi chiede i voti, deve affrontarlo, punto. Quindi lo affrontiamo con serenità, io vado per la strada, 50 mi salutano con affetto e uno non mi saluta con affetto, è normale, no? Però è per questo mica non ci devo andare. Però generalmente sono molti di più quelli a cui sono simpatico, diciamo, comunque. Ma sarà aperto anche al consigliere di Tribogna che decide di arrivare a me, che se no non ci arriverebbe tramite l'Inter, insomma, diventa poi difficile qui. Ma ne faremo già in TV, quindi... L'ultimo mese. Sì, no. Sì, ne faremo uno per le TV e uno magari per i giornali, non è che ne faremo, anche perché io ho visto che i dibattiti in cui magari tanti mi consigliano falli, perché in televisione uno può essere più televisivo o meno televisivo, però io ho visto l'esperienza che sono dibattiti poco produttivi, sono risse fra fan. No, io ricordo quello di De Ferrari anziché quello Spezia. Non capisci niente, uno dice esattamente il contrario dell'altro, non c'è un confronto, quindi bisogna farli con un modo un po' diverso dalla rissa. Non mi piace la rissa, io voglio fare una campagna propositiva, no? Non di rissa. Quindi contesto, logicamente, le pubblicità fasulle, secondo me, che ci sono, ma lui contesterà a me altre cose, ma fa parte del gioco, ecco. Ok?